Voi, Claudio, che leggiamo una lettera sull'insegnamento durante l'ora di religione? Ma certo, però un attimo solo, Sì. nella trasmissione di questa sera prenderò un pezzo di Umberto Eco sulla comprensione di alcuni annunci sui giornali per riuscire a capire cosa c'è dietro al linguaggio e poi farò un po' di discorso sulla depressione e farò il discorso perché non si riesce a capire cosa c'è scritto in questa cazzo di Bibbia. Per cui vi parlerò del Dio dei cristiani stasera. Mio Dio. Per cui, vedete, Allora, vai questa è Francesco. una lettera di una ragazza inviata a Libero il 10 ottobre del 2002, Dieci giovedì ottobre. 10 ottobre 2002, una settimana fa, e dice: Sono una ragazza di quasi 18 anni e frequento la quarta classe di un istituto professionale in provincia di Varese. Fino all'anno scorso ho frequentato l'ora di religione, anche se dopo il primo professore di religione, un prete che bestemmiava e tutta la classe può confermare, avrei dovuto esonerarmi, ma la vera bomba è arrivata l'anno scorso e c'è tuttora una prof vestita e conciata come una zingara, dovete sentire i commenti dei genitori, che è un incompetente di prima categoria. Allora, il motivo per cui ho deciso spontaneamente, senza che qualche capeto di turno mi abbia soggiogato, di non fare più questo, una volta, dopo aver visto una videocassetta sulle sette sataniche, ora, la prof ci disse che questi riti che per questi riti servivano ragazze vergini. Poi, guardando noi ragazze, cominciò a ridere e disse: Figuratevi se qui ce n'è qualcuna. Ci aveva gratuitamente definito delle donne di facili costumi. Questa è la tolleranza e il rispetto che insegnate voi uomini di chiesa. Ma il bello viene adesso. Una volta decidemmo di affrontare un discorso sull'educazione sessuale. La prof ci disse subito che i preservativi, essendo fatti di caucciù, tutti sani che è latice, lasciavano passare il virus dell'AIDS in quanto le molecole erano troppo grandi rispetto al virus. Il discorso sui preservativi continua tuttora e non c'è stato verso di far cambiare idea alla prof, con il risultato che dice queste fesserie anche i ragazzini più piccoli. E che continuano a fare il lavaggio del cervello sul fatto di non usare il preservativo, che tanto è inutile. Comunque, questa non è affatto un'ora sprecata per il semplice fatto che, anziché ascoltare gente incompetente e inquadrata e che parla soltanto perché ha la bocca, studio e faccio i compiti per il giorno dopo insieme ai miei compagni Forza Libero. La lettera è firmata e il quotidiano Libero l'ha pubblicata giovedì scorso. Questo è un esempio chiaro di come avviene l'insegnamento di religione in un istituto professionale in provincia di Varese. È una Ma ragazza. intanto penso che potrebbero anche denunciarla la professoressa per quello Certo, che dice in classe. sì, ma sai, c'era il tema dei preservativi, perché lo dico il tema dei preservativi? Perché la sai la storia di Bolzano, vero? No, Allora, porta a scuola un profilattico ah. sospeso per una settimana, l'accusa una violenza verso gli altri bambini. Cioè, rendetevi conto appunto che il nostro Ministero della Sanità anni scorsi ha speso miliardate per fare le campagne per usare il preservativo. Questo ragazzino che poi è anche una goliardata perché chi non l'ha fatto, cioè nel senso che. Di chi è questo? È mio! Sì, i miei compagni di classe lo fecero al professore di educazione artistica. Sì, ecco, e allora in questa scuola di Bressanone, e questo ragazzo che fa questa cosa, che, cioè, io mi domando dov'è la violenza verso gli altri bambini, che è il fatto che, uno, che un ragazzino, adesso qui non c'è neanche l'età, porti, tanto, ma adesso le medie inferiori addirittura porti un preservativo, viene sospeso. E logicamente l'accusa fatta da insegnanti, pensiamo di religione come questi che insegnano a Varese, è una violenza verso gli altri bambini. Ma vogliamo continuare su una cosa interessante. Allora, vi leggo da un altro articolo, dice: In via dei Gelsi, gli uomini del maggiore Francesco Gargano sono arrivati dopo una telefonata al 112. I militari hanno fatto le cose per bene. E hanno cominciato un appostamento in piena regola. La scena che hanno osservato a distanza di quella settimana era inequivocabile. Cosa succedeva qua? C'era spaccio di droga, c'era violenza. No, erano ragazzini che andavano con una prostituta che si chiamava Biancaneve. Questa prostituta aveva delle tariffe, qua dicono dai 10 euro ai 20,
tenendo conto della clientela. I ragazzini dicono che non erano assolutamente violentati, che anzi ci andavano volentieri, ben contenti, per questo si faceva chiamare Biancaneve, che questo qui aveva dei prezzi equi. Benissimo, i carabinieri hanno fatto un appostamento in piena regola, hanno fatto l'irruzione, l'hanno arrestata, è carcerata e adesso rischia dai 5 ai 10 anni di carcere per violenza sui minori. Tenendo conto che qua appunto i ragazzi dicono questa prostituta una cosa che pretendeva era sempre rapporto col preservativo. Ora forse l'hanno arrestata perché dava delle indicazioni di insegnamento sessuale di usare il preservativo, l'hanno arrestata e adesso rischia dai 5 ai 10 anni. Sono intervenuti i carabinieri hanno fatto l'appostamento non per fermare i ladri, i delinquenti, i spacciatori di droga e compagnia, ma per arrestare una prostituta in cui i ragazzi si andavano volentieri. Addirittura il giornalista racconta di capannelli di ragazzi che andavano in comitiva da questa prostituta e lei è stata arrestata con l'accusa di violenza sui minori. Però la violenza sui minori è di questa insegnante di religione che dà delle prostitute, che indice di non usare il preservativo, la violenza di questo ragazzo che va a scuola e mostra il preservativo per scherzo, per goliardata, viene sospeso per violenza, e poi questa donna che viene arrestata e rischia dei 5-10 anni per violenza sui minori. E i carabinieri che fanno gli appostamenti, neanche fosse a che fare con la mafia. E questo è il frutto... di cosa? Educazione. E allora, logicamente poi sappiamo che il preservativo è anche una forma di educazione demografica e mi è capitato a fare le mani un vecchio articolo del 10 giugno 2002 sul Malawi, dove ci sono delle carestie, delle morte di fame. L'articolista racconta di una famiglia di un piccolo paesetto di campagna in cui c'è una famiglia di 8 bambini. La madre è morta, il padre è scappato perché non li può mantenere, sono tenuti in vita dalla nonna che sta per morire, e dice che, e c'è una frase in questo articolo che dice, allora, che parla del, che dice appunto, questi qua sicuramente non camperanno perché sono 8, le situazioni di povertà talmente ampia, dice, una delle condizioni per creare la povertà è il numero dei figli, e dice anche che parla, vediamo se trovo la citazione, parla anche dell'insegnante di religione. Dice, neppure il prete cattolico del villaggio vuole o può fare qualcosa, a parte seppellire i morti. Testuale dice, neppure il prete cattolico del villaggio vuole o può fare qualcosa, a parte seppellire i morti. E battezzare per avere il numero dei greggi. Esatto. Va bene. E poi alla fine abbiamo la fine di tutti questi discorsi in cui c'è una scuola, una prostituta che rischia 5 anni perché... volontariamente i ragazzi ci vanno in comitiva, si fanno le goliardate e così via. Il Papa, l'appello del Papa, affidatevi agli angeli custodi. Sì, un'altra minchiata. No, ma cioè, allora, se noi parliamo che le persone siano responsabili, siano capaci, che siano informate, rendetevi conto che abbiamo avuto un ministro della sanità che ha fatto la campagna per i preservativi e si è arrivato al punto che l'insegnante di religione in una struttura pubblica pagata da tutti fa delle attività di diseducazione. Abbiamo una scuola che sospende un ragazzino perché fanno goliardate perché mostra un preservativo. Abbiamo i carabinieri che vanno a arrestare una prostituta che lavora in casa perché non vuole neanche per strada, in quei casi vanno volontari e obbliga i ragazzini a usare il preservativo e li vanno ad accusarla di reati dai 5 ai 10 anni. E poi abbiamo il Papa che dice affidatevi agli angeli custodi. Cioè affidatevi ai maghi della televisione? È interessante, infatti ci sono dei maghi a televisione che hanno gli angeli che parlano. Sono quasi, gli angeli. Sono quasi tutti che hanno gli angeli. 049 700 700, 049 700 839. Vediamo un attimino. Pronto. Ciao, dimmi. Saluto te e tutti. Ciao. Ascolta, volevo citarti un fatto che ho sentito, una testimonianza alla Radio Nazionale. E vorrei interpretarla grazie a te dal punto di vista della stregoneria. Ho sentito che parlavano durante la guerra, no? Durante la guerra mondiale, gli americani, durante i bombardamenti, i piloti, no? Hanno raccolto la testimonianza di questi piloti americani, che a un certo punto si è materializzato una specie di monaco davanti a loro e li implorava di non bombardare il Gargano, no? Forse avrei già capito dove voglio arrivare. A questo punto loro, poi in seguito, diciamo, i cattolici dissero questo personaggio rispondeva alla descrizione di Padre Pio, no? Adesso, al di là di tutte le implicazioni che dicono i cattolici appunto del miracolo,
Ma la mia domanda dal punto di vista della stregoneria è questa: può essere che in qualche modo Padre Pio avesse sviluppato una sorta di corpo astrale, né corpo padre luminoso, Pio, né nessun altro, col quale si riuscisse a proiettare dentro i bombardieri americani? Assolutamente questa è la domanda che un punto. Comunque, assolutamente no. Assolutamente no, perché se tu hai un corpo luminoso, segue i bisogni e le tensioni del corpo luminoso e non quelle che tu vivi quotidianamente. Cioè, il tuo corpo luminoso non gliene frega niente dei tuoi sensi, dei tuoi problemi della tua vita quotidiana. Lui segue i suoi bisogni, le sue tensioni e le sue pulsioni. Per cui lui non vede con gli occhi, non ascolta con le orecchie, non mangia con la bocca, per cui ha altri bisogni, altre tensioni e si muove in altre direzioni. Questa roba qua, mi appare, quando non è un fatto puramente allucinatorio, è semplicemente una panzana. Poi un fatto da Padre Pio è tutto da ridere, insomma. Ma ascolta, ma potrebbe essere che comunque avesse sviluppato magari non il corpo luminoso come dici no, tu. No, niente. Però magari il corpo eterico. No, non esiste niente. Ma perché sai, io mi volevo allacciare a quello che avevi detto tu a proposito dei benandanti, che erano degli stregoni che però difendevano... Sì, ma vivevano in mondi della percezione, non in mondi quotidiani, Cioè, quando c'erano le battaglie, si fanno nei mondi del sognare, in mondi di percezione alterata. Cioè, i benandanti, quando vanno a bere il vino nelle cantine, in realtà loro dicono di bere il vino, in realtà assaporano semplicemente i fumi, perché sono corpi di energia, sono percezioni, e hanno altre tensioni diverse da quelle che è il quotidiano. Certo, gli stregoni stanno aspettando. Ma poi, ma come mai, una cosa non ho capito, perché i benandanti, che pure avevano dei poteri, non hanno capito che l'Inquisizione si stava muovendo per fottere anche loro? Ma sì, ma non li hanno mica torturati. Guarda che i processi benandanti sono andati molto, molto all'acqua di rose. Comunque i benandanti erano cristiani praticamente, Cioè i benandanti dovevano difendere il presente rispetto agli stregoni che volevano variare il presente per costruire il futuro. Loro difendevano i raccolti, difendevano la vita quotidiana fatta in quel momento, per cui difendevano anche i cristiani. Sì. Gli stregoni invece volevano la modificazione con tutto ciò che comporta, cioè anche con distruzione pur di costruire il futuro. Cioè, io ho parlato prima della peste, no? Non è che la peste sia stata una bella cosa, la peste fu una mattanza, però è servita per costruire il futuro, certo. Cioè, ecco, creare le condizioni per costruire il futuro. Per cui i benandanti in realtà difendevano il presente dai stregoni che tentavano di far vibrare le linee di tensione per cambiare il presente. Per cui la battaglia è una battaglia di energia, non è una battaglia fisica. C'è anche la piana di Josafat, dove si scontrava, è già una piana dei mondi della percezione, non è un referente fisico, anche se qualcuno lo può vedere in termini fisici, e anche referenti nel tempo, non solo nello spazio. Capisco. Va bene, ti saluto. Ciao. Poi ciao. Bisogna stare attenti a quello che vai a evocare Padre Pio, perché vorrei prendere dell'angolo di attualità. Tutti quanti conoscono il fatto del tubo Tarker. Benissimo, si legge sulla Repubblica del venerdì 11 ottobre, dice: vero o no che l'idea del tubo gliela abbia suggerita in sogno Padre Pio? Sì. Cioè, nel senso. Pronto? Che sappiamo benissimo, sì? Cosa abbiamo a fare. Ciao. Con Tarker. Ciao. Io sono Federica di Cadona, che io volevo soltanto dire una cosa: al di là di quel che succede, al di là di tutto quello positivo o negativo che sia che state dicendo, il fatto anche, ricollegandomi alla telefonata precedente di Padre Pio, vi è mai passato per la vostra mente di dire: beh, non è così secondo me? Cioè, dar la possibilità è un truffatore, che dite voi è un ingannatore, basta. È un truffatore, un assassino, è un impostore. Capisci? Non c'è che ci siano alternative a questo. Ma voi chi siete per poter dire questo? Io, cioè, sono Claudio Simeoni e Padre Pio è un truffatore, un bandito, è responsabile di omicidio, perché faceva parte degli arditi di Cristo che hanno ammazzato i socialisti quando vinsero le elezioni a Battipaglia. Ma e lo dico solo io, lo dice la storia egregia, signora. Se tu la storia non te la leggi, ti puoi anche mettere in ginocchio davanti a un farabutto, ma resta un farabutto. E infatti Padre Pio era solo un impostore. Cioè, Fiammi,
l'ignoranza è costruita dal cristianesimo e dal cattolicesimo, e io non posso intervenire là dove voi andate a avere l'ignoranza. Se voi volete mettervi in ginocchio a Padre Pio, fate pure, ma quello che a me mi interessa, se che fatti vostri, se voi me la spacciate come una cosa sociale, è truffa, è inganno, è ladrocinio, è perversione. Questo dovete mettervi in testa. Ma io c'è da chiedere anche perché questa curatrice si sente così turbata dal fatto che qualcuno li vada a mettere in discussione Padre Pio. Se è così sicura, la Teresa, certo, Calcuta comprava e vendeva bambini, è una cosa più infame che si possa pensare. Ma veramente infame. E voi vi mettete in ginocchio davanti alla gentaglia così infame solo perché Wojtyla vuole aprirsi lo spiraglio per conquistare l'India. Ma siete deficienti. Sì, ma questa è veramente, cioè, veramente bisogna essere deficienti. Infatti io trovo veramente che anche dal punto di vista psicologico è pericoloso queste persone che ti vengono a contestare perché tu li metti in dubbio. Ma chi sei tu? Sono uno che si informa, sono uno che guarda le cose, che chiama le cose col loro vero nome, io sono. Chi sei tu invece ti metti in ginocchio davanti a un imbecille? Ma cioè, vi dico, non esiste il Dio dei cristiani. Vi dico che Gesù di Nazareth è un'invenzione, un povero pazzo deficiente, e voi venite a difendermi il Padre Pio. Ma cioè, con che logica, vorrei sapere, con che logica? Mi racconti questa storia degli arditi di Cristo, così in breve, dai. Non prendo più telefonate, non prendo neanche più telefonate. Allora, Padre Pio faceva parte di un'organizzazione, si chiamava Arditi di Cristo, e che operava nella zona di Battipaglia, nella zona del San Giovanni Rotondo. Dove si possono trovare queste informazioni? C'è il libro. Ah, dai. Così, sono fatti questi. Beato Impostore. Beato Impostore. Beato Impostore. Dell'edizione Caos. Quarino l'editore. Il quale documenta questo fatto, faceva parte di questa organizzazione, e questa organizzazione era responsabile, aveva sparato, i socialisti vinsero le elezioni a San Giovanni Rotondo. In che periodo? Più o meno. Siamo all'inizio del secolo. Ah, all'inizio del secolo. Quando era giovane, 25-30 anni. Sì. Faceva parte di questa organizzazione di arditi di Cristo, i socialisti andarono, perché vinsero le elezioni, andarono per andare comune trionfanti con le bandiere, e questi qua spararono, fecero 17 morti. E le bandiere furono degli arditi di Cristo, furono benedette proprio a Padre Pio. Per cui è responsabile di questa uccisione in prima persona. Battipaglia avrà dimenticato questa storia. No, credo che sia San Giovanni Rotondo, non Battipaglia. No, San Giovanni Rotondo. No, ma questa notizia, oltretutto, furono riportate dal giornale dell'Avanti ancora 20 anni fa. E ci sono gli articoli di ste robe. Non è che si è inventati adesso. Cioè, il libro che ha scritto Beato Impostore, perché questo era veramente un criminale, poi, oltretutto ci sono soldi che hanno girato, rubava, cioè, era veramente una cosa allucinante. A parte il fatto, il miracolo delle stigali che un po' spariscono, è vero. Vabbè, poi... no, il fatto storico c'è, insomma. Sì, ma è documentato. Questo gruppo di socialisti è stato massacrato. Ma 15 anni morti sono. Chiudo qui la trasmissione. Vi do appuntamento per stasera alle ore 19. Ricordo che sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sugli Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Usate internet il più possibile. E usate internet. Bene, noi ci vediamo giovedì. Ciao a tutti e a risentirci stasera, e ricordate venerdì 25. Ciao.